Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, bentornata Brunella Bollolli, giornalista di Libero. Buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto buonasera. Quotidiano. E buonasera Aldo Cazzullo, vice direttore del Corriere della Sera. Allora, due i temi, giustizia e sanità, e su questi Giorgia Meloni oggi ha riacceso le polemiche. Subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, oggi Giorgia Meloni minimizza e dice che non c'è nessuno scontro con la magistratura, ma ha rivendicato il diritto di dire quello che pensa. Allora, voi del Fatto Quotidiano avete titolato oggi "Lapidano la giudice perché fa il suo dovere", la giudice di Catania. Allora, c'è o non c'è questo scontro con la magistratura e che interesse avrebbe Giorgia Meloni a ingaggiare una battaglia in questo momento con la magistratura? Beh, interesse è quello di trovare sempre dei colpevoli fuori da sé, visto che dopo aver passato una vita a dire che i migranti arrivavano per colpa dei governi precedenti a cui lei si schierava sempre all'opposizione, adesso coerenza vorrebbe che desse la colpa al suo di governo, visto che i migranti non solo non sono diminuiti ma sono addirittura triplicati. Se poi pensa di convincere qualcuno che è colpa di questa giudice che ha respinto il trattenimento di 3 sui 134.000 erotti che sono sbarcati nell'ultimo anno da quando abbiamo il governo antimigranti, può anche provarci, ma insomma 3 su 134.000 sono un po' pochini per dire che la scafista è la giudice, come dicono i giornali di destra. Io non parlerei di scontro fra politica e magistratura perché è una litania che sentiamo raccontare da 30 anni e che esatto. Sarebbe come se io esco di qui dalla mia redazione, vedo un bruto che malmena un ragazzino e dico che c'è uno scontro fra un bruto e un ragazzino. No, non c'è nessuno scontro, c'è un bruto che mena un ragazzino. Qui sono 30 anni che la politica pretende che i giudici scrivano le sentenze alla carte, cioè che non notino l'incostituzionalità delle leggi che scrivono coi piedi, che quindi applichino delle leggi incostituzionali e contrarie al diritto europeo, quando il dovere del giudice è quello di disapplicarle o di contestarle davanti alla Corte Costituzionale. È uno dei doveri del magistrato. Il magistrato non è un jukebox che metti la monetina e canta la canzone. Se il magistrato riceve una legge incostituzionale o addirittura contraria al diritto europeo, come nel caso del decreto Cutro, ha il dovere di non applicarlo. Quindi il giudice sta facendo il suo mestiere, che ha sempre fatto e continuerà a fare, e speriamo che ce ne siano tanti che abbiano il coraggio di sfidare il potere, perché quando la Meloni dice io rivendico il diritto di dire la mia, beh, se fosse una passante, l'articolo 21 della Costituzione le garantirebbe il diritto di criticare non una sentenza come la chiama lei, ma un'ordinanza, quella non è una sentenza, intanto. Visto che è il Presidente del Consiglio non può screditare altri poteri dello Stato, quindi non c'è uno scontro, c'è una che mena e una che le prende. C'è una che la fa fuori dal vaso, che è la Presidente del Consiglio, e c'è una giudice che la fa dentro il vaso, perché esercita il suo dovere, potere di applicare, interpretare e valutare le leggi. Tra l'altro, come ha detto pure Nordio, se uno non è d'accordo con quell'ordinanza la impugna in Cassazione. Esatto, poco non fa un comunicato o un post. Sì, sì, ha detto che, peraltro anche la magistratura ha detto che se il governo non è d'accordo può fare ricorso. Brunella Bollolli, ti convince questa ricostruzione? Immagino di no. E siccome alcuni osservatori oggi dicono che Giorgia Meloni avrebbe fatto un passo indietro con le sue parole, ha capito di avere sbagliato?
Non credo che sia, ha capito di avere sbagliato, credo che Giorgia Meloni da Presidente del Consiglio non voglia ingaggiare nessuno scontro con la magistratura. Perché? Perché sappiamo che appena si tocca la magistratura in Italia c'è una, diciamo, difesa subito e questo lo dimostra anche il caso di questa giudice di Catania per cui in effetti è stata chiesta diciamo, la tutela dei colleghi dell'ANM, di Magistratura Democratica, delle famose correnti diciamo, più a sinistra che ci sono nella magistratura. Quindi si è subito scatenata una difesa diciamo, della categoria, della corporazione e credo che Giorgia Meloni non abbia nessuna intenzione di fomentare uno scontro perché già a luglio c'era stata qualche avvisaglia, ad esempio sul caso del Maso delle Vedove ed era intervenuto poi anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Diciamo che però ecco, sicuramente Marco Travaglio, che è un esperto di materia di giustizia, ha scritto tanti libri e sa benissimo come funziona la giustizia in Italia, ecco, non può negare il fatto che comunque stupisca, ecco, diciamo che un magistrato diciamo, faccia un'ordinanza, una sentenza, quella che deve essere chiamata col suo nome. Avendo però diciamo, una sorta di tendenza o di pregiudizio già orientato, cioè bisognerebbe che ci fosse magari un passo indietro da parte di alcuni magistrati chiamati a giudicare su Perché questioni un nelle quali. pregiudizio, scusami, perché una tendenza di pregiudizio? Perché se qualcuno magari non ha letto diciamo, le cose che sono uscite, che cosa si imputa un po' a questo magistrato? Il fatto di avere fatto dei post su Facebook, di essere la compagna di un esponente di Potere al Popolo, di Rifondazione, insomma di avere comunque una, diciamo una predilizione ecco, per le ONG, per le associazioni che difendono i migranti. Quindi se la magistratura deve essere giudice terzo, deve essere imparziale, deve essere così come è stabilito dalla Costituzione, in certi casi, ma non solo per i giudici, anche per diciamo, le istituzioni, per chi ricopre ruoli istituzionali, sarebbe magari buona norma dire non sono così imparziale, faccio un passo indietro. Cioè, banalmente, è come se io dovessi giudicare una questione che riguarda la Juventus da un PM che è dichiaratamente interista. Cioè, sappiamo che può avere un pregiudizio e questo è quello che ha scatenato poi le polemiche in questo specifico momento. Poi c'è la parte ovviamente che riguarda il ricorso, che riguarda quello che vorrà fare il governo italiano, se vuole impugnare la sentenza, così come la stessa Allora, magistrata, insomma, difende il suo operato. Non è una questione personale. no, questo è quello che ha detto la giudice di Catania e peraltro il governo farà ricorso a 60 giorni Sì, di ha tempo, lo detto che farà farà attraverso ricorso. il Viminale, il Ministero dell'Interno e Piante d'oro. l'Avvocatura dello Stato. Allora, Aldo Cazzullo, abbiamo sentito Travaglio parlare di politici che vogliono che i giudici facciano la giustizia alla carte, dice Bollolli che è invece una difesa della corporazione. Bollolli ha fatto anche l'esempio è come se com'era la Juventus, l'Inter, Eh che mi beh, sì, sembra, tra ma mi l'altro. sembra se non, no, non, mi sembra, insomma, correggimi Aldo, se non possiamo partire dal presupposto che i magistrati e i giudici siano senza pregiudizi, siamo malmessi, no? Certo, ma vedi Lilli, la Meloni viene da una destra che non è quella berlusconiana, ha un'altra cultura politica che personalmente, sotto molti punti di vista, mi lascia perplesso, ma se non altro nel rapporto con la magistratura, la destra da cui viene la Meloni ha un'idea diversa da quella berlusconiana. La Meloni ha detto più volte che lei ha scelto di impegnarsi in politica da ragazzina quando ammazzarono Falcone e Esatto. Borsellino. Ha sempre rivendicato, tra l'altro, la figura di Borsellino come uomo di destra, quale credo che in effetti sia stato. E dovrebbe essere lei la prima, proprio perché viene da quel tipo di destra lì, a sapere che l'autonomia della magistratura è un principio stabilito dalla Costituzione. Posso anche essere d'accordo sul fatto che i magistrati dovrebbero essere più prudenti sui social a esternare le loro opinioni, proprio perché poi può essere usato contro di loro questo strumento. Però vedo che viene attribuita alla magistrata di Catania persino quello che scriveva il suo compagno, che è un argomento molto scivoloso perché il passo successivo siamo a Giambruno, quindi non conviene neanche alla destra usare questo argomento. Eh certo, questo è vero, Marco Travaglio, sei d'accordo? Ma uno dei processi che mi hanno appassionato di più quando facevo il cronista giudiziario erano i processi per doping
e poi per Calciopoli della Procura di Torino sulla Juventus. Il procuratore Guariniello, che la Juventus considerava come il fumo negli occhi, è un dichiaratamente juventino. È la dimostrazione che l'esempio che faceva Brunella Bollori non sta in piedi, nel senso che se un magistrato è un magistrato per bene, è juventino e se trova dei reati nella Juventus li punisce esattamente come se li trova nel Milan, nel Torino e nell'Inter. Se è un mascalzone, lo devi dimostrare che è un mascalzone. Se non è imparziale, lo devi dimostrare, non è lui che lo deve dimostrare, sei tu che lo devi dimostrare. I post che ha fatto la giudice riguardavano mobilitazioni a favore della Costituzione e della legalità. Quindi se aveva un pregiudizio, è un pregiudizio a favore della Costituzione. Io mi auguro che tutti i magistrati di destra, di centro e di sinistra abbiano tutti un pregiudizio per la Costituzione. Vogliamo parlare di politica? Borsellino è stato citato, è il faro, è la ragione per cui Giorgia Meloni a 16 anni inizia a fare politica. Borsellino era iscritto al FUAN, alla Gioventù Missina. E ci sono le sue foto di lui che partecipa a una manifestazione, a un convegno sulla giustizia del FUAN, insieme a un giovane Gianni Alemanno e a un giovane Fabio Granata. Vogliamo dire che Borsellino non era imparziale perché era di destra? Molto di destra, E domandiamoci, sarebbe di questa destra? Accetterebbe che il governo attaccasse la magistratura per i suoi provvedimenti senza alcuna prova di pregiudizio? E lui era di destra perché c'era una tradizione della destra post-fascista, soprattutto in Sicilia, che era una tradizione antimafia. E io vedo molto berlusconismo e molto poco borsellinismo in questa destra e mi dispiace, perché se gli attacchi di Berlusconi ai magistrati erano spiegabili col fatto che c'era lui sotto processo, la Meloni non ha processi, non ha probabilmente commesso reati, certamente non fa politica per fare affari come Berlusconi, personalmente non ha nemmeno dei conflitti di interessi. E allora perché attacca la giustizia? Perché evidentemente quel virus del berlusconismo che pensavamo morto con Berlusconi in realtà ha già completamente corroso e incancrenito anche quella destra post-berlusconiana che in realtà è pienamente berlusconiana. O forse... Però dovrebbe smetterla di parlare di Borsellino, ecco, questo dovrebbero smettere di farlo. Brunella o cambiano o la smettono di agitare il santino. Brunella Bollori, allora, quando si parla di Borsellino che insomma ha pagato c'è con molto, la vita, scusami, ma... solo c'è molto berlusconismo e anche se Giorgia Meloni appunto anche nel suo discorso di insediamento un anno fa ha ricordato che ha deciso, si è avvicinata alla politica con Falcone e Borsellino, quindi, e Borsellino sicuramente era un uomo di destra, ma era un magistrato sì, molto per bene, no? Assolutamente sì, ed è un magistrato che ha pagato con la vita, esattamente come Giovanni Falcone, il suo impegno contro la mafia e Giorgia Meloni ha sempre dichiarato appunto di essersi accostata alla politica nel segno di Borsellino, facendo insomma della lotta alla mafia uno dei cardini della sua, del suo governo, del suo modo di fare, insomma questo, spesso si accusa questo esecutivo, no? Di essere troppo legalitario, giustizia e ordine, queste cose, troppo duro, Dio vuole colpire, magari, vuole punire. No, semplicemente è appunto è un retaggio ed è quello che ha sempre detto, cioè la legalità, il fatto di punire i criminali, su questo mi pare che non ci sia discussione. Ma io, senza scomodare Borsellino, tornando alle vicende sicuramente più diciamo terrene di questi giorni, non abbiamo detto che comunque questa giudice di Catania non è soltanto il compagno, non è che devi pagare per il compagno, ci mancherebbe altro, ma lei stessa aveva appunto sollecitato quelle che erano insomma delle mozioni, no? Contro Salvini, quindi anche Salvini fa parte di questo governo, peraltro lui stesso, è vero che la Meloni non è colpita direttamente diciamo dai magistrati, ma lui è sotto processo, sappiamo benissimo, per la questione open arms, quindi per avere fatto insomma da ministro dell'interno perché ha infranto delle leggi, di sicurezza, non per ecco, una... Sì, sì. L'accusa è di sequestro di persona, diciamo, non per una mania di alcuni magistrati, no? No, però insomma erano i suoi decreti di sicurezza che lui aveva applicato, insomma ha deciso ovviamente di andare fino in fondo, c'è uno scontro su quello, sappiamo bene questo processo che va avanti, quindi
diciamo che anche direttamente, anche se non direttamente, diciamo la Meloni comunque sa benissimo che la questione migranti nel suo governo, nel suo esecutivo è particolarmente sentita anche a livello di giustizia. Per questo c'è stata questa presa di posizione nei confronti del magistrato di Catania e di quello che è stato poi questo atto, no? Anche per le motivazioni che insomma la Tunisia considerata paese non sicuro, vabbè, adesso senza scendere nei tecnicismi, però il problema è che non è vero. Non è vero, non ha mai detto questo. È stato così interpretato. Non ha mai detto questo. È interpretato da chi non sa leggere le ordinanze e le chiama sentenze. Travaglio e poi Bollolli e poi Cazzullo. No, vedi, il tema è proprio qui, il berlusconismo. Sono stati liberati il berlusconismo. Brunella, aspetta un attimo, Travaglio, poi Bollolli. Il berlusconismo di questo modo di criticare l'ordinanza sta proprio nel fatto che invece di andare nel merito, perché l'ha chiamata sentenza ed è un'ordinanza, le ha attribuito delle motivazioni che la giudice non ha mai dato, non ha mai motivato il suo provvedimento di respingere il trattenimento di quei tre migranti nei centri chiusi con le motivazioni che le ha attribuito la Meloni. Evidentemente la Meloni non ha capito le motivazioni, non se le fatte spiegare. E il berlusconismo sta proprio nel fatto che invece di criticare nel merito, perché non si hanno gli strumenti, perché non si capisce quello che si legge, si va a ravanare nella biografia del giudice per cercare qualcosa. Questo è berlusconismo allo stato puro. Perché l'innocenza o la colpevolezza di qualcuno non dipende dalla vita del giudice, dipende dalla vita dell'imputato. Andare a cercare i calzini turchesi del giudice Mesiano o andare a cercare le magagne nella vita, poi inventate, del giudice Esposito o andare a cercare i fidanzati della Boccassini, come facevano i giornali di destra 10 o 20 anni fa, nel tentativo di dimostrare che Berlusconi era innocente, è berlusconismo allo stato puro, perché Berlusconi, se è innocente o colpevole, non dipende dalla vita della Boccassini, dipende dalla vita di Berlusconi. Quello è sputtanamento, non c'entra niente con un giusto e sacrosanto e legittimo diritto di criticare un'ordinanza. L'ordinanza va criticata per quello che c'è scritto, non per la vita o per i post su Facebook della giudice. Se no è berlusconismo. Siamo al berlusconismo, allo stato puro, Aldo Cazzullo. Aspetta, scusa, non volevo interrompere Brunella che forse stava replicando. Ma guarda, sicuramente c'è una mutazione in corso di questa destra, perché questa destra aveva delle radici di grande rispetto della magistratura, di rispetto della legalità, certezza della pena. Anch'io sono curioso di capire dove va a parare Nordio, che ogni tanto dà un colpo da una parte, un altro un colpo dall'altra. Il punto è che le migrazioni non si possono pensare di mettere sotto controllo né con il blocco navale invocato dalla Meloni prima quando era in campagna elettorale e neanche con questi provvedimenti che sono palesemente dei provvedimenti tampone. La difesa dei confini non è una cosa che mi scandalizza. Stabilire che un paese sovrano decide chi può entrare e chi no non è un principio illegale. Bisogna far capire all'Europa che i nostri confini, i confini di Lampedusa, i confini della Calabria, della Puglia, sono confini europei. Dobbiamo mettere in piedi una grande operazione internazionale. Abbiamo sconfitto, comunque limitato, l'ISIS. È possibile anche sconfiggere gli scafisti, perché l'immigrazione è un fatto, c'è sempre stata, sempre ci sarà. Ci sarà un'osmosi tra noi e l'Africa, ma non possiamo affidarla a dei criminali che prendono dei bambini, delle donne incinte e poi li abbandonano in mezzo al mare. Li dobbiamo fermare, ma abbiamo bisogno della Francia, della Germania, della Spagna, della Commissione Europea. Nel momento in cui tu però vai a fare la campagna elettorale per Vox e poi Vox, il capo di Vox definisce Sanchez un infame, lo ha fatto ieri in Parlamento, Vox e i popolari prendono una nasata, non riescono a fare il governo e se qualcuno ci riesce è Sanchez, Sanchez non ti darà una mano. Se tu hai bisogno di Macron, il tuo alleato più stretto, invita Marine Le Pen al suo più importante comizio dell'anno, Macron non sarà ben disposto ai tuoi confronti. Questa lo so bene che è una questione interna tra Salvini e Meloni. Certo. Se tu dici a Scholz che i tedeschi sono per l'invasione come ai tempi dell'invasione nazista della Polonia, Scholz è un cancelliere socialdemocratico. Se tu sei alleato di Alternative für Deutschland, che sono dei post-nazisti, chiamiamoli così, è difficile che poi Scholz ti dia una mano. In questo momento l'interesse nazionale dell'Italia passa da un dialogo costruttivo con l'Europa. Siccome la Meloni parla di nazione e parla di interesse nazionale, il nostro interesse è avere l'Europa dalla nostra parte e non contro.
Brunella Bollolli, è questo che lascia un po' basiti, per utilizzare una parola che ha usato ieri la Meloni, no? Questi rapporti, vogliamo chiamarli così, altalenanti con l'Europa, e quando poi sappiamo benissimo che sul tema dell'immigrazione chi davvero mette, diciamo, ci crea più problemi sono quei paesi alleati della Meloni, super sovranisti, e che dicono migranti niente, noi ricollocamento non ci pensiamo nemmeno, eccetera, eccetera. Polonia, Ungheria, Slovacchia, eccetera. Vabbè, la Polonia ha accolto moltissimi ucraini, quindi credo che insomma non possa essere tacciata di non avere mai accolto profughi, soprattutto negli ultimi tempi. Ma la questione è alla fine poi sempre quella relativa ai rapporti con la Germania, mi pare di capire, perché insomma è proprio un argomento alla fine di diplomazia. Peraltro insomma anche le tensioni degli ultimi giorni sembrano comunque essere un po' in via di risoluzione. Ci sarà anche un Consiglio europeo a Granada il 6 ottobre, dove dovrebbe esserci anche un incontro forse chiarificatore tra Meloni e Scholz, ma credo che Scholz abbia anche dei problemi interni in questo momento a livello, diciamo, tedesco, no? Per cui alla fine poi è anche tutta una questione sempre comunque di politica. Senza, ma quindi lo è per tutti, Brunella, scusa, lo è per tutti, lo diciamo qui, lo ricordiamo tutte le sere, le elezioni europee, certo, ci sono per tutti nel giugno del prossimo anno, quindi assolutamente ognuno assolutamente vuole. Prego. Ad esempio tra la Meloni e la von der Leyen non è un mistero che insomma i rapporti siano buoni, e questo possa, diciamo, anche essere funzionale, no? Un'eventuale riconferma della von der Leyen alla guida della Commissione. Dall'altra parte invece non è così, perché ad esempio la von der Leyen non è che tutti la vogliono neanche in Germania. Ma insomma, al di là degli equilibri, la questione poi fondamentalmente è sui migranti. Sui migranti la Meloni ha cercato di portare il più possibile i paesi che in Europa danno le carte, che sono fondamentalmente Germania e Francia, oltre certamente anche agli altri, su posizioni italiane, o quantomeno per far capire che insomma l'Italia non può essere l'unico paese che si fa. Vabbè, e ci sta riuscendo secondo te? Ci sta riuscendo, secondo me sì, perché dalla Francia qualche risultato è arrivato, ma la stessa Germania, che ha sempre accolto, che è sempre stata la prima della classe, adesso dice non ce la facciamo più. Sì, perché ne hanno, sono quelli che ne hanno accolti più di tutti, e anche con le domande d'asilo. Marco Travaglio, voglio fare un giro rapido con voi su un altro tema che oggi Giorgia Meloni ha affrontato, quello della sanità, perché a Torino, al Festival delle Regioni, ha detto che è miope giudicare solo in base alle risorse impiegate. In base a che cosa bisogna giudicare una sanità pubblica che funzioni? Perché la segretaria del PD, Elly Schlein, ha detto alla Premier prende in giro gli italiani, oltre al danno c'è anche la beffa. Ma adesso appunto quella è normale dialettica maggioranza e opposizione, bisogna essere onesti, non ci sono soldi, non ci sono soldi, e quando non ci sono soldi o si trova qualche idea geniale per alimentare la crescita, che non c'è, ed è il vero problema nostro, tutti i problemi dei nostri conti che ci siamo ritrovati all'improvviso, è che chiuso il rubinetto del superbonus non hanno inventato nient'altro per creare lavoro e per creare crescita, mancano completamente gli investimenti, e quindi dopo aver vissuto di rendita per qualche mese sulla crescita altrui, adesso ci ritroviamo con la crescita zero, aggravata da tutte le autosanzioni che ci siamo messi e tutto quello che sappiamo. Quindi è ovvio che se non ci sono soldi, una volta che provi a fare 13-14 miliardi in deficit e di sfangarle in Europa, poi per il resto devi tagliare, quindi sicuramente i tagli arriveranno, e non sono esclusiva colpa di questo governo, sono colpa diciamo di una situazione generale. È vero che lo stato di salute della sanità non si misura soltanto dai soldi che ci si mette, perché comunque ci si mettono tanti soldi, e poi abbiamo visto che purtroppo il cosiddetto federalismo sanitario crea degli sprechi e delle sperequazioni pazzesche. Per questo io sarei per togliere la sanità alle regioni, anzi io sarei per togliere le regioni, ma non potendolo fare a breve ricentralizzerei la sanità, perché una unica centrale di spesa credo che ci farebbe risparmiare un fracco di soldi.
e invece le burocrazie sanitarie regionali si aggiungono a quelle nazionali e quindi creano pure degli sprechi. Però è chiaro che sì, il parametro non è soltanto quanti soldi ci si mette, ma come vengono spesi. Non vedo però un qualcosa che razionalizzi meglio la spesa e che renda accettabili quei tagli che in questo momento mi sembrano obbligati. Sono obbligati, Aldo Cazzullo, questi tagli alla sanità. Ricordiamo che c'è un problema enorme di liste d'attesa nella sanità pubblica italiana. Allora, quando Giorgia Meloni dice non occorre metterci più soldi, bisogna che vengano spesi bene quelli che già ci sono e che è una priorità la sanità pubblica per questo governo, le cose come si fa a dare anche non solo l'impressione, ma concretamente aiutare i cittadini che non possono permettersi la sanità privata e quindi di pagare quando bisogna aspettare un anno e mezzo, due anni o più per fare dei controlli, degli esami? Oggi noi di fatto abbiamo due sistemi in Italia. Abbiamo il sistema sanitario nazionale, introdotto nel 78, governo di solidarietà nazionale, Tina Anselmi, ministra della sanità, prima donna ministra nella storia d'Italia. Però poi abbiamo un sistema privato per cui chi ha i soldi fa l'esame il giorno dopo e chi non li ha aspetta un anno. Questo sistema è assolutamente intollerabile. Dobbiamo intanto, secondo me, sbloccare il numero chiuso. È ridicolo che affidare la selezione alla dei futuri medici medicina. A questi test. Per una volta sono d'accordo con De Luca quando li ridicolizza. Più medici, anche pagati meglio. Io penso che non sia inevitabile tagliare la sanità. Va detto però una cosa, Lilli. Ogni paese ha il sistema sanitario che riesce a finanziare. Se noi abbiamo i grandi capitali nei paradisi fiscali del nord, i pensionati più o meno ricchi che vanno in Portogallo e le tasse le consideriamo pizzo di Stato, allora le risorse ci mancheranno sempre. Dobbiamo investire di più e meglio nella sanità. Questi problemi in questi termini sicuramente non c'erano quando eravamo i padroni del mondo. Il titolo del tuo nuovo libro, Roma, l'impero infinito, pubblicato da Harper Collins. Diciamo, intanto i padroni del mondo non lo siamo di sicuro più, neanche in Europa, quindi le prospettive non sono così rosee per l'Italia. Però alcuni dei problemi che i romani dovevano affrontare sono i nostri. Ad esempio l'immigrazione lo risolvevano con l'integrazione. Si poteva diventare romani, indipendentemente dal colore della pelle e dal posto da cui si veniva. Ogni tanto l'imperatore dava un giro di vite. Augusto stabilì che chi aveva lavoro poteva restare, gli altri se ne dovevano andare. Però se ci pensi, Enea, che i romani scelgono come loro capostipite, era un migrante, certo. Era un eroe sconfitto che scappava da una città in fiamme. Così come i tedeschi scappava e non aveva bisogno della fideiussione. Esatto. Poi, così come i tedeschi erano i nostri nemici. L'unica guerra che i romani hanno perso l'hanno persa contro i germani, quando i tedeschi hanno eretto una statua alta 30 metri ad Arminio, nella foresta di Teutoburgo, dove furono sterminate le legioni romane, e per questo motivo in Germania non si parla una lingua neolatina, ma Repubblica, come tu ben sai, Lilli, si dice Republik, res publica, la cosa di tutti. Nasce a Roma l'idea che lo Stato sia di tutti. Ecco, e lo deve essere di tutti. Allora, parlavamo di investimenti pubblici e dell'importanza, soprattutto nella sanità, si è visto anche negli anni del Covid, che non sono stati 100 anni fa, ecco, l'altro ieri praticamente. Guardate il punto di Paolo Pagliano. Il Nobel per la medicina agli scopritori del vaccino anti-Covid ci regala due certezze, una grande e una piccola. La prima è la conferma che il vaccino ha salvato milioni di vite. La seconda è che nulla sarebbe accaduto se i due scienziati avessero lavorato in regime di smart working, ciascuno a casa propria. La loro collaborazione è iniziata infatti conversando mentre erano in fila davanti a una fotocopiatrice. Il Nobel a Carico e Weissman è un indennizzo morale per i ricercatori e i medici che nel biennio della pandemia si sono spesi per sostenere le ragioni della scienza di fronte alle obiezioni, spesso ruvide, provenienti dall'arcipelago Novax. Alcuni di quei medici, concluso il lavoro in corsia, proseguivano il loro impegno negli studi televisivi e sono così diventati volti popolari, apprezzati dal pubblico per la loro competenza e pacatezza. Uno dei più amati, l'infettivologo milanese Massimo Galli, torna oggi a parlare attraverso un libro pubblicato da Raffaello Cortina e dedicato alla più sottovalutata delle malattie. Si tratta di quella banale influenza che in realtà è la malattia infettiva che ha fatto più morti nella storia dell'umanità.
I virus influenzali hanno una straordinaria capacità di mutare, ricombinarsi, trasformarsi, sorprenderci con la loro imprevedibilità. Galli mette in fila i dati sui tassi di mortalità in eccesso causata dall'influenza tra le persone più fragili e ricorda che secondo tutte le agenzie sanitarie internazionali la vaccinazione rimane l'intervento più efficace per mitigare e prevenire l'influenza stagionale. Ma il numero di chi si vaccina sta invece diminuendo, forse perché lo Zeitgeist suggerisce che la cautela sia di sinistra e l'ottimismo di destra, ma il professore assicura che questa visione è demenziale. Siamo in chiusura, grazie Brunella Bollolli, grazie Marco Travaglio, grazie Aldo Cazzullo. Ricordo il tuo nuovo libro, Quando eravamo i padroni del mondo, con Harper Collins, e poi ricordo anche che non mercoledì domani, ma mercoledì 11, quindi la prossima settimana, tornerai qui sulla 7 con il tuo programma Una giornata particolare. E adesso state con noi perché c'è Giovanni Flores con il suo di martedì e noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci.